la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 25. Buon lunedì 9 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora il Bari torna alla vittoria allo stadio San Nicola e i biancorossi si impongono 2-0 sulla Juve Stabia grazie alle reti di Montalto e Antenucci. Puntata odierna dedicata a quanto accaduto ieri al San Nicola, commenti, interviste, analisi del match, la vostra voce per una puntata ovviamente tutta da seguire. Partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio odierno. Non c'è Marco Iusco, ma c'è il giornalista del giornale Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Bentornato Riccardo. Allora, i contatti per interagire con noi: il 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, è il numero per i vostri messaggi, per le vostre note vocali. Partiamo su, altrimenti c'è come sempre la nostra chat di Spreaker. Partiamo subito, sondaggio odierno, sondaggio che riguarda ovviamente la prestazione del Bari contro la Juve Stabia. Domanda semplice semplice: vi ha convinto il Bari vittorioso contro la Juve Stabia? Facciamo questa domanda perché sui social o anche sul forum di Orgoglio Barese c'è chi è un po' diviso tra chi ha apprezzato la prestazione del Bari e chi invece è rimasto insoddisfatto. Quindi la domanda è appunto questa: vi ha convinto il Bari vittorioso contro la Juve Stabia? E allora, il Bari torna alla vittoria, tre punti fondamentali per non perdere di vista la Ternana vittoriosa per 5-0 sulla malcapitata Cavese. Difficile dire se il Bari si sia messo il Foggia alle spalle, ma sicuramente è stato un Bari migliore rispetto a quello penoso visto contro il Foggia, e diciamo che non ci voleva molto a far meglio. Bari che ha comunque sofferto in alcuni momenti della partita, una Juve Stabia pungente e a tratti pericolosa. Partita decisa da due giocate dei singoli, come ai tempi di Cornacchini, perdonatemi la battuta, che poi tanto battuta non è. Montalto prima e Antenucci poi hanno inventato due prodezze dalla distanza che hanno permesso ai biancorossi di mettere in cassaforte la partita già nel primo tempo. Parlavamo di Montalto, insomma, con lui è un Bari diverso, non ce ne voglia dursi, ma con l'ex cremonese in campo Antenucci è più libero anche di svariare e di inventare. Il suo gol è una piacevole conferma. Dal punto di vista del gioco non si è visto nulla di trascendentale, non tantissimi passi in avanti rispetto al solito, rispetto alle ultime uscite. Siamo ancora parecchio lontani da quello che mi aspettavo di vedere con Auteri. Sarà colpa della preparazione fisica, ci saranno altri motivi, questo non lo sappiamo, ma questo Bari non ha ancora un'identità di gioco. Riccardo, che Bari hai visto? Tra l'altro oggi ho anche sbirciato su Bari Viva, c'era il tuo editoriale post gara, insomma il tuo punto su questo Bari vittorioso con la Juve Stabia. Ma io partirei da una considerazione, cioè che il Bari produce ancora un gioco un po' lento, non il massimo, però Auteri ha registrato la difesa e questa già è una cosa, perché la Juve Stabia nel secondo tempo ha accresciuto la sua presenza nella metà campo del Bari, però effettivamente non è quasi mai arrivata in area. C'è stato un tiro dalla distanza che Frattali ha parato con una parata molto bella, diciamo, allo stesso livello delle due parate che ha fatto il portiere da Juve Stabia su Montalto, e un altro tiro da posizione un po' defilata che Frattali comunque ha ugualmente intercettato. Quindi diciamo che il Bari in difesa ha corso relativamente pochi rischi, e
questa secondo me è una nota positiva. Il gioco è francamente ancora frammentato e frammentario, perché il Bari l'ho visto molto meglio a centrocampo quando si trattava di sfruttare l'inerzia dell'azione avversaria, cioè quando Bianco e Maita si trovavano a dover breccare le trame offensive della Juve Stabia, che come tutte le squadre si è presentata con un centrocampo a tre. Non mi stancherò mai di ripetere, il centrocampo a tre secondo me è ancora insufficiente per garantire la stessa intensità degli avversari lì nella zona nevralgica. Maita e Bianco, quando si è trattato di ripartire rompendo l'azione degli avversari, hanno fatto bene. Il gol di Antenucci è un po' la definizione massima di questo concetto. Quando poi invece c'è stato da far ripartire l'azione da zero, da ex novo, il Bari ha avuto le solite difficoltà, perché a centrocampo si è in inferiorità numerica, perché né Maita né Bianco sono due playmaker puri con la qualità del playmaker che purtroppo però il Bari non ha in rosa, quindi bisogna anche un po' fare di necessità virtù. Sinceramente io comunque credo che un passo avanti rispetto a Foggia si è visto, e come giustamente sottolineavi tu, non è stato il compito più arduo nella storia del calcio fare meglio rispetto a quella partita, però tutto sommato io un 6 alla squadra lo darei, anche perché insomma, avere Montalto, Antenucci, anche Marras, che pur non facendo cose eccezionali, comunque un minimo di raccordo fra i due reparti lo ha dato in quella posizione un po' fluttuante, galleggiante tra attacco e centrocampo. Beh, io credo che avere questi elementi comunque sia un merito del Bari, un merito che gli avversari non hanno. Questa volta il Bari lo ha saputo sfruttare al massimo delle sue potenzialità e per il momento va bene così. Riccardo, sei d'accordo con me che con Montalto in campo è un altro Bari, o comunque sia un Bari in fase avanzata diverso, perché appunto Antenucci può svariare, non ha l'avversario addosso e soprattutto non gioca a spalle alla porta. Al 100% d'accordo, perché Montalto diventa poi il punto di riferimento delle difese avversarie, mentre Antenucci lo devo un po' andare ad inseguire a destra e a sinistra, e questo ovviamente toglie riferimenti alle difese e lascia anche possibilità ad altri elementi di inserirsi. Antenucci, lo diciamo ormai da un po' di tempo, quando ha un centravanti un po' più fisico, un po' più strutturato dal punto di vista atletico, il Petagna di turno, ecco, sa esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Quando invece deve reggere da solo il peso dell'attacco in fase in zona centrale, può andare un po' più in difficoltà, perché gli si crea intorno una gabbia e neanche Maradona o Pelé saprebbero gestire quella situazione nel migliore dei modi. Quindi l'ho detto, Montalto titolare in attacco è una soluzione assolutamente da rivedere, da riproporre, assolutamente sono d'accordo con te. Spazio alla voce dei tifosi, come la definiamo qui su Radio Biancorossa. Allora, c'è Giuseppe: due lampi a ciel sereno nel primo tempo, serve a affinare l'intesa Antenucci-Marras, secondo me, specie sotto porta. Ci vuole più altruismo. Secondo tempo, Montalto gladiatore su 5 centrocampisti, come condizione fisica, infortuni a parte, salvo solo Maita. Ottimi 3 punti contro una buona squadra, ma il Bari deve fare di più. Soddisfatto per il risultato, al 40% per la prestazione. Poi Pasquale ci scrive: continuiamo a soffrire sia in fase di costruzione che di interdizione, non avendo gli interpreti giusti nei 4 a centrocampo. Sarebbe opportuno giocare a 5, magari con Derisio bloccato e Maita e Bianco più alti. Poi Natale: non mi convince assolutamente nel 4 di centrocampo, vedo solo Maita come calciatore da primo posto, troppo poco. Lollo ancora non identificato. Ciao Nicola, ciao Riccardo. Poi Alessio, che risponde alla domanda al quesito odierno se vi è piaciuta la prestazione del Bari contro la Juve Stabia, risponde: no, da salvare il risultato e l'applicazione della squadra, ma gioco latitante, più bravi in fase di non possesso che quando dobbiamo impostare. Un po' qua si rifà quello che ha detto
Riccardo, ormai questi famosi break tirati in ballo anche da Uteri, che sentiremo più tardi. Riccardo, ok, il Bari non ha ancora un'identità di gioco, ha diversi problemi, però la qualità di certi giocatori quando viene fuori, diciamo, c'è poca storia, ci puoi trovare, puoi avere anche la Ternana di fronte, però se Mantenucci si inventa un gol del genere, cioè qualsiasi avversario deve chinare il capo e arrendersi, perché comunque c'è la prodezza di Mantenucci, soffermiamoci. Controllo sul passaggio di Bianco, destro sinistro, prende la mira, tiro all'incrocio dei pali, un gol bellissimo. Sono sicuro che se l'avesse fatto qualcuno in Serie A l'avrebbero riproposto all'infinito tra ieri e oggi. Sì, l'ho detto anche prima, il merito del Bari è quello di avere degli elementi nelle singolarità, delle individualità che sono obiettivamente fuori concorso per la categoria. Mantenucci è l'esempio più cristallino, più lampante, però non è il solo, anche Montalto, insomma, ha fatto un gol mica da niente. È chiaro che queste individualità andrebbero incasellate in un contesto di gioco un po' più organico. Per il momento però ce la facciamo bastare ed è un gran bello accontentarsi, però anche Mantenucci questi colpi ce li ha, ma non possiamo chiedere ad Mantenucci di inventarsi un gol del genere a partita, perché quel tiro se lo provi 100 volte, magari 20-30 ti riesce, le altre 70 va fuori la palla o la pare il portiere. Quindi applauso ad Mantenucci, bravissimo, e questo non lo scopro io, non lo scopro di certo oggi, però bisogna anche mettere il campione, la stella o le stelle, perché Mantenucci, ripeto, non è il solo, nella condizione migliore per esprimersi. Secondo me il Bari da questo punto di vista ha ancora un po' da migliorare, però i tempi sono stretti, perché questa settimana non dico che sarà decisiva, ma sarà molto molto importante per capire dove vuole andare a parare questo Bari. Io mi accodo a quello che stavi dicendo e aggiungo quello che ho accennato in fase di commento: non bastano le giocate dei singoli, altrimenti potevamo tenerci tranquillamente uno come Cornacchini o prendere un allenatore normale. Se è stato preso Uteri è perché la squadra, la tifoseria, la società vogliono vedere qualcosa di diverso, qualcosa di migliore, qualcosa di più propositivo. Quindi ovviamente l'auspicio è quello che si possa vedere quanto prima un Bari giocare meglio, avere un'identità di gioco precisa, cosa che al momento non c'è, perché se dovevamo andare avanti con le giocate dei singoli ci tenevamo Cornacchini, ci tenevamo Vivarini, prendevamo Capuano, prendevamo un allenatore qualsiasi, tanto andava bene comunque. A proposito di Capuano, ce lo ritroveremo di fronte mercoledì, ha già rivitalizzato il Potenza che si è ripreso alla grande vincendo ieri contro la Turris. A tal proposito andiamo a leggere i risultati di questa giornata, di questa nona giornata di Serie C: Cavese Ternana 0-5, Avellino Catanzaro 1-3, Bari Juve Stabia 2-0, Turris Potenza come dicevamo 0-2, Francavilla Casertana 1-3, Viterbese Paganese 0-1. Questa sera c'è il grande derby di Sicilia, Palermo Catania, mentre sono state rinviate per Covid Vibonese Foggia e Bisceglie Monopoli. Ha riposato il Teramo. In classifica Ternana prima con 21 punti, ma una partita in più. Secondo posto per Teramo e Bari con 17, poi Avellino e Turris con 14, Juve Stabia 13, Catanzaro 12, Vibonese Foggia, Potenza e Paganese 9, via via tutte le altre. Riccardo, ho citato qualche risultato di questa nona giornata, quale risultato ti ha sorpreso di più? Ma sicuramente quello del Potenza che è andato a fare un gran colpo contro la Turris che era una delle squadre più in forma di questo inizio stagione. Poi ovviamente il Potenza sarà il prossimo avversario del Bari, un po' una congiura tra virgolette, cioè nel senso che magari delle squadre che arrancavano non erano nei loro momenti migliori, prima della partita con il Bari si rivitalizzano, trovano
trovano delle condizioni fisiche ma anche dei risultati migliori. Questo però ovviamente non è un alibi, anzi è un motivo per migliorarsi, perché qui in questo campionato la partita del Potenza, ma è soltanto uno degli ultimi esempi, però qua non ti regala nulla a nessuno. Se vuoi vincere il campionato, se vuoi arrivare davanti a tutti, te la devi sudare, e questa è una cosa che Auteri ha detto più volte: non ti regala niente nessuno. Il Bari non è in Serie B per diritto acquisito, se ci vorrà arrivare sarà necessario dimostrare sul campo di essere migliore. Quindi ben venga la vittoria del Potenza a sorpresa, e mi auguro che questo metta un po' la pulce nell'orecchio ai calciatori del Bari, a tutto il gruppo Bari, che a Potenza non si andrà a fare una scampagnata, ma ci sarà una partita vera da sudare, da vincere. A me personalmente ha sorpreso anche la vittoria esterna del Catanzaro sul campo dell'Avellino per 3-1. Insomma, Avellino che secondo molti è una delle squadre che dovrebbe giocarsi la Serie C insieme a Bari, insieme alla Terrana, insieme al Teramo, invece ha perso malamente contro il Catanzaro in casa, quindi anche questa partita mi ha sorpreso e non poco. Leggo qualche altro messaggio. C'è Vito che ci scrive: il Bari non mi è piaciuto, gioco inesistente, reparti distanti tra loro, buono solo il risultato, frutto di individualità, non basta per un campionato di vertice, da riproporre i due attaccanti vicini. Mercoledì per banco di prova, le squadre di Capuano sempre aggressive, vedremo se la lezione di Foggia è bastata. Io temo molto questa partita, quella contro il Potenza, soprattutto per l'effetto Capuano, che potrebbe creare problemi. Già l'anno scorso, se non sbaglio, Riccardo, lui subentrò sulla panchina dell'Avellino e affrontò il Bari forse la prima partita da tecnico dell'Avellino e ci fermò sul pareggio, se non ricordo male, no? Sì, anch'io questo ricordo, fu una partita spigolosa. Una partita spigolosa, mi aspetto che sia spigolosa anche quella di mercoledì, forse ancora più spigolosa, perché l'impegno era avvicinato rispetto alla partita di domenica, poi domenica ce ne sarà un'altra con la Ternana, quindi non altrettanto importante, molto più importante dal punto di vista della classifica. Quindi veramente io non vorrei essere chiunque, anche il Premier Conte in questo momento, ma non Auteri. Intanto Daniele ci chiede se sappiamo qualcosa circa le condizioni di Antenucci. Una botta alla tibia, niente di particolare, nessun problema muscolare, sicuramente recupererà per la partita contro il Potenza. Per fortuna, insomma, niente di grave per l'ex attaccante della SPAL. E ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, online come ogni post gara il sondaggio che permette ai nostri utenti di votare i tre migliori in campo del Bari. Ecco i più votati. Allora, al primo posto ci sono due giocatori al primo posto, entrambi con il 32% delle preferenze, vale a dire Antenucci e Montalto, primi con il 32%. Secondo posto per Perrotta, terzo posto per Di Cesare, Perrotta con il 13%, Di Cesare con il 12%. Sei d'accordo, Riccardo, con questa valutazione dei nostri amici tifosi di orgogliobarese.it, quindi Antenucci e Montalto i migliori, poi Perrotta e Di Cesare? Ma io questa volta la palma del migliore in campo la darei a Montalto, perché Antenucci se ne è prese fin troppe in carriera, poi da quando al Bari non ne parliamo, quindi per una volta penso che si possa anche, tra virgolette, accontentare del secondo posto, perché Montalto ha di fatto spaccato in due la partita con quel gol da cineteca. Ho visto qualcuno, secondo me il portiere aveva delle colpe su quel gol, nel senso che comunque quando prendi un gol da quella distanza sicuramente non sei esente da colpe, però secondo me lui è stato ingannato dal fatto che la palla poco prima di arrivare davanti a lui ha rimbalzato, quindi forse quello gli ha tolto un po' il tempo. Questo però comunque nulla toglie al fatto che Montalto ha tirato una cannonata che era difficile comunque da intercettare. Poi il rimbalzo tipo un po' pallanuoto, ecco, quel rimbalzo sull'acqua che toglie il tempo al portiere per l'intervento. Sì, sicuramente non è stato impeccabile, magari un Buffon, uno Szczęsny, un Handanovic l'avevo presa, però diciamo che comunque stiamo parlando di un visto la distanza, non era certo ci può stare che il portiere non arrivi su quel tiro.
al secondo posto Antenucci, al terzo posto benché Perotta di Cesare abbiamo fatto un'ottima partita, come dicevo prima la difesa ha fatto molto bene. Mi sento di voler premiare un calciatore che difficilmente entra fra i migliori, che è Frattali, perché anche lui ha fatto una parata mica male quando si era comunque già sul 2-0, però forse è entrato tiro da fuori area, no? Quel tiro da fuori area di Vallocchia, se non mi ricordo male il nome del calciatore, se fosse entrato quel tiro magari oggi se ne saremmo stati qui a parlare di un'altra partita. Quindi terzo posto io lo do a Frattali. Frattali che invece su Orgoglio Barese ha preso solo il 3% dei voti, evidentemente i tifosi hanno dimenticato quella grande parata. Intanto Alessio ci scrive, ci conferma, Avellino Bari 2-2, debutto di Capuano. Ricordavo bene, ricordavo anche il 2-2, però non ero certo, quindi ho preferito non dirlo. Restiamo sul forum di orgogliobarese.it per leggere qualche commento dei tifosi iscritti sulla partita di ieri tra Bari e Juve Stabia. Portiere volante, partita sulla falsa riga delle precedenti, quando i singoli mostrano il proprio talento vinci, quando vanno in difficoltà no. C'è sempre troppo poco filtro a centrocampo e alcune scelte sono ancora inspiegabili. Dursi si merita una punizione per come è entrato. Poi SV22, sinceramente a me il Bari continua a non piacere, tralasciando le due azioni in cui abbiamo tirato con Montalto relativi miracoli del portiere, il Bari è stato incapace di arrivare con il fraseggio e fare occasioni. I cambi sono stati deleteri e non hanno apportato nulla di migliorativo. Poi Anderson 92, secondo me bisognerebbe iniziare a lavorare su un altro modulo, non è possibile prendere contropiedi a valanga contro un'altra squadra modestissima, abbiamo rischiato di prendere gol troppe volte, questo centrocampo a due va sempre in inferiorità numerica, che è un po' quello che diceva e che sostiene il buon Riccardo Resta da un bel po'. Poi Angelus 84, oggi un po' meglio, ieri un po' meglio che contro il Foggia, bene Montalto e Antenucci, Marra scorre veramente tanto, forse troppo, e per questo arriva stanco al dunque. Gonfia la rete, piacevolmente sorpreso da Montalto, sommessamente deluso da Dursi, gran gol di Antenucci, magari se passasse ogni tanto, male la parte sinistra della difesa. Poi Andrea 0383, partita sinceramente che non mi è dispiaciuta, certo ancora niente di trascendentale, però abbiamo giocato con un ritmo più veloce, potevamo chiuderla in un 3-4-0. Montalto per me sarà un titolare, lo dico da tempi non sospetti, con lui in campo anche Antenucci rende meglio, anche questo l'abbiamo già detto e sottolineato. Riccardo, c'è chi parla di cambio di modulo, sei d'accordo? Bari, vabbè, diciamo che è una, penso sia una logica conseguenza anche del ragionamento che hai fatto tu, quando il Bari subisce l'inferiorità numerica da parte dell'avversario, la superiorità numerica da parte dell'avversario, inevitabilmente si deve pensare a un cambio di modulo, perché due a centrocampo forse sono troppo pochi quando affronti un centrocampo a tre. Sì, io lo sostengo da un po' che secondo me questo modulo va rivisto. Il problema è che anche volendo mettere un centrocampo a tre, posto che Amlili non è nelle preferenze assolute di Autieri, vedo difficile anche pensare a un altro inserimento, perché Lollo paga ancora un ritardo di condizione evidente, De Rizio finora è stato un po' un punto. Però Riccardo, ti interrompo un attimo, questo discorso del ritardo di condizione, cioè siamo arrivati quasi alla decima giornata, siamo arrivati a metà novembre ancora con ritardi di condizione, cioè possiamo ancora berci questa scusa? È una cosa strana, perché è vero che il campionato è iniziato tardi, è vero che Lollo è arrivato quasi in chiusura di mercato, però qualche partita già c'è sulle gambe, quindi evidentemente se questo calciatore non si sta esprimendo al meglio ci saranno altre motivazioni rispetto al semplice ritardo di condizione, che pur ci può stare, perché le condizioni in cui è arrivato a fare la sua esperienza a Bari non sono state di certo le migliori, però ci aspettiamo tutti qualcosa in più da lui, perché
giustamente la scusa, l'alibi del ritardo di condizione può durare ancora per quanto, per un altro paio di partite. Poi basta perché il campionato è entrato ormai a pieno ritmo. Io sarei curioso di vedere Verissimo, ieri è entrato non male, un sei politico, so, se l'è meritato. Sarei curioso anche di vederlo dall'inizio perché in quella partita con la Spal che ha fatto in coppia con Maita mi ha impressionato, e magari in un centrocampo a tre, potendo lasciare Bianco davanti alla difesa, più o meno come faceva l'anno scorso, avrebbe anche più campo per giostrare. Secondo me può essere un'opzione. Bisogna valutare qui sì le condizioni di Derisio, che torna da un infortunio, e quindi lui è giustificato se non è al 100% della condizione. E ora apriamo una piccolissima parentesi per commentare e dire la nostra su una notizia che diciamo, è nata e morta in poche ore. Però si parlava di una possibilità, visto i tanti casi di Covid, i tanti rinvii in Serie C, alla possibilità di fermare per un mese il campionato e allungarlo di conseguenza fino a maggio. Una notizia che è circolata in mattinata, sono iniziate le prime anche polemiche tra i tifosi circa questa eventualità. Ebbene, ha spento qualsiasi polemica il presidente della Lega Pro Ghirelli. Leggo le sue dichiarazioni: la Serie C va avanti e lo fa nel rispetto e nella tutela della salute. Riteniamo che questo sia il compito della Lega, avendo cura di rapportarsi alla situazione epidemiologica del paese e altresì seguire le indicazioni sanitarie. Oggi si gioca, se non si giocasse sarebbe un segnale negativo che andrebbe oltre il calcio. Il calcio è anche un segnale di speranza. È evidente che terremo sempre conto della situazione in stretto rapporto con i presidenti del club. Riccardo, tu come la vedi? Come ho detto, tanti rinvii, c'è questo Palermo Catania in dubbio perché insomma il Palermo ha tantissimi giocatori fermi col Covid. Secondo te si deve andare avanti oppure è giusto pensare a delle alternative? E come vedi questa possibilità della sosta forzata di un mese? No, allora io sono un po' pessimista, nel senso che non credo che da qui a un mese la situazione epidemiologica possa migliorare chissà Anzi. quanto, quindi anzi, quindi magari se ci si ferma ora si permette a tutti di recuperare, ma se poi si ricomincia tra un mese ci si può trovare benissimo nella stessa situazione di oggi, se non peggiore. Poi dipende, se ci si ferma tutti fra un me per un mese i calciatori osservano un rigidissimo lockdown, può avere senso alla lontana, ma può avere senso. Se invece ci si ferma per un mese, i calciatori fanno un po' quello che vogliono, non ha alcun senso, perché non è che il Covid lo si prende giocando a calcio, il Covid lo si prende in qualsiasi ambito della vita sociale. Quindi io credo che invece di pensare a queste soluzioni estemporanee, forse sarebbe meglio se davvero il calcio si assumesse la responsabilità forte, la responsabilità sociale forte che ha in questo momento, in cui la gente non può andare al cinema, non può andare al teatro, non può andare al museo, non può fare nulla della sua vita sociale precedente, ha soltanto, per chi lo segue ovviamente, lo svago della domenica con il calcio nel seguire la propria squadra. Quindi io credo che i calciatori, visto che comunque nella maggior parte dei casi non si tratta di gente che prende lo stipendio da operaio, parlo della Serie A e anche della Serie B, la Serie C molto meno, però comunque sono persone che hanno un certo tenore di vita, e secondo me l'unica soluzione reale, concreta e sensata, logica, sarebbe quella della bolla, cioè il ritiro permanente violato, tra virgolette, soltanto per andare a giocare la partita al Non lo campo alla faranno mai, domenica, basta, secondo me. stop. Questo potrebbe essere l'unico modo serio per portare a termine i campionati, altrimenti i casi Covid possono capitare in qualsiasi modo. Anche magari se uno fa la vita ascetica del monaco, dovrà comunque uscire per andare a fare la spesa,
e lì c'è una occasione di contagio. Quindi secondo me la bolla stile NBA è l'unico modo per plausibile per portare avanti il campionato nella maniera più regolare possibile. Va bene, allora andiamo avanti, rassegna stampa, di tanto non capirai, Gazzetta dello Sport, Montalto e Antenucci gol, coppia d'oro per il Bari, la Juve Stabia a secco, Auteri agli attaccanti scatenati e merita il successo, Padalino invece fatica a segnare, Bubas fallisce l'1-1, ma ne hanno avute un paio di occasioni quelle della Juve Stabia per trovare il gol. Sempre sulla Gazzetta dello Sport, edizione regionale, Bari deve ancora migliorare, ma ci sono i margini per farlo. Auteri dopo un 2-0 alla Juve Stabia, vittoria legittima. Voto al Bari 6,5, il migliore Antenucci 7. Poi Corriere dello Sport, i missili di Montalto e Antenucci riportano in orbita il Bari di Auteri. La Juve Stabia fa il possibile, ma deve arrendersi. Si parla di attacco, Riccardo, come hai visto i subentrati Dursi e Citro? Dursi malino, nel senso che ha sbagliato un paio di contropiedi, Citro ha fatto un buon tiro da subentrato, però ormai la partita aveva obiettivamente poco da dire. Però Dursi, secondo me, quando Auteri ho detto faremo qualche discorsetto nello spogliatoio perché non si possono sprecare le occasioni così, secondo me quell'accusa, tra virgolette, quell'appunto, quel rimprovero aveva un nome, un cognome, era quello di Eugenio Dursi, che diciamo in un paio di circostanze ha fallito nei contrapiedi per forse un po' per egoismo. Quindi io direi che Dursi, a Citra diamo un 6 politico, un 5,5-6. A Dursi invece un 5, perché non ha inciso, pur essendoci degli spazi parecchio consistenti aperti, perché la Juve Stabia era quasi tutta riversata in avanti, non ha inciso come avrebbe dovuto, e quello secondo me è un errore pesante per un attaccante con le sue caratteristiche. Concordo con le valutazioni e i voti di Riccardo Resta. Bene, ora spazio alle interviste del post gara. Ascoltiamo le parole di Auteri, Montalto e Marras, dichiarazioni raccolte dai microfoni della società biancorossa. Tanto non capirai. Alcuni giocatori sono arrivati dopo, questo poi si avverte piano piano e non è neanche facile, perché poi si gioca praticamente ogni 3 giorni. Stiamo cercando di recuperare tutti e di portarli tutti alla migliore condizione. Abbiamo tantissimi margini di miglioramento, non appena dal punto di vista fisico saremo più continui. Poi dal punto di vista fisico noi cerchiamo di giocare un calcio intenso, per cui non è facile calarsi dentro i nostri criteri. Quando saremo tutti al massimo siamo in grado ulteriormente di migliorare, ma anche come atteggiamento, come mentalità. Stasera da questo punto di vista spesso siamo stati corti e aggressivi, impedendo, facendo tanti break a una squadra che comunque della coralità di gioco e del possesso palla fa un'arma dominante, però tante altre volte non l'abbiamo fatto e non siamo stati corali. Per me, quando saremo 101 volte su 100 perfetti in tutte le cose che dobbiamo applicare, potremmo dire di essere a buon punto. Nel frattempo abbiamo una vittoria chiaramente legittima e meritata, perché abbiamo rischiato poco, costruito anche abbastanza. Poi la Juve Stabia ha fatto partite importanti anche a Teramo, dove non aveva mai subito un tiro in porta, o anche ad Avellino, quindi un avversario. Però noi abbiamo, ripeto, ampi margini di miglioramento, ma i miglioramenti sono da ricercare nel fatto che questa squadra è nata un po' alla volta, purtroppo, e questo in qualche modo qualche interferenza la crea. Maras ha fatto una buona partita, Antenucci niente di particolare, un problema alla tibia, quindi neanche un fatto muscolare. Siccome fra 3 giorni giocheremo su un campo sintetico, è preferibile evitare rischi, così come Maita, Monito, eccetera. Insomma, si vive in funzione delle gare, si giocano ogni 3 giorni.
è forse un po' questo, però poi la squadra ha gestito poco, perché anche nel secondo tempo, diciamo con risultato al sicuro, abbiamo sempre aggredito, ci siamo alzati, forse abbiamo commesso qualche egoismo di troppo con alcuni nell'andare alla ricerca personale del terzo gol, e questo è un errore che è imperdonabile. Ci faremo alcuni discorsetti anche dentro lo spogliatoio. Abbiamo fatto dei break e non abbiamo accompagnato l'azione, gestendo sul piano con tutti quelli con cui la dovevamo accompagnare, non l'abbiamo fatto con perentorietà, come se ci gestissimo, e questo poi si vede, perché se non chiudi l'azione è normale che perdiamo un pochino le distanze, ma dopo 20 minuti, dopo un tempo, questo è un fatto di mentalità, dobbiamo crescere da questo punto di vista. Però ripeto, nel frattempo non è che noi dobbiamo essere sempre eternamente insoddisfatti. La partita l'abbiamo vinta con assoluto merito e abbiamo dimostrato di essere superiori. Poi è vero che alcune cose, un po' perché pensiamo di gestirle, un po' perché ci dobbiamo calare nella mentalità di ciò che dobbiamo fare. Sì, cerchiamo di giocare sotto ogni punto di vista un calcio corale. Se uno o due giocatori o un reparto viene meno ad alcuni compiti, tutta la squadra ne risente. Però fortunatamente l'abbiamo fatto 20 volte questo atteggiamento su 100. 80 volte abbiamo fatto tante altre cose migliori, ma non devono neanche avvenire quelle 20 volte. Tanto non capirai. Ma più del gol, comunque della vittoria, perché aspettavamo, perché dopo aver fatto male a Foggia comunque ci siamo riuniti, abbiamo parlato tra di noi, allenatore, società, e non vedevamo l'ora di giocare, che arrivasse domenica. All'allenatore io dico no, perché comunque qui non c'è un titolare fisso, tutti siamo dei bravissimi ragazzi, hanno tutti un grande potenziale, quindi servono tutti quanti, chi gioca gioca. Oggi posso giocare io, domani può giocare Maida, può giocare che ne so, Candellone, Simeri che è rientrato oggi, tutti possono dire la loro. Sì, più giochi più prendi di condizione, comunque posso dire che sto aumentando il mio minutaggio, e anche grazie al mister oggi che comunque mi ha fatto giocare ho aumentato la mia condizione, che non è al massimo, ma comunque devo lavorare. No, ma è un gruppo comunque che alcune persone già le conoscevo, ci ho anche giocato anche l'anno scorso, e comunque sono dei bravissimi ragazzi, mi hanno fatto sentire subito al proprio agio. E comunque tutte le partite vanno affrontate con anima e cuore, se no non vai da nessuna parte. Tanto non capirai. Sì, vabbè, dai, diciamo che questa è una mia caratteristica, quella di sacrificarmi e di correre tanto. Ma sinceramente non è una mia ossessione, non l'è mai stata, e quindi l'importante è che la squadra vinca, poi quello arriverà sicuramente. Ah, sì, sicuramente la partita l'abbiamo organizzata così, l'abbiamo studiata la Juve Stabia, e sapevamo che dovevamo andarli a prendere così, perché loro giocano sempre da dietro e io dovevo andare a prendere il play, quindi abbiamo gestito bene questa situazione qua. Sicuramente i gol nell'arco di un anno sono importanti, e soprattutto per un giocatore come me sono importanti, però ripeto, non deve diventare un'ossessione, sennò poi le cose diventano in peggio. In fase di non possesso l'idea era quella di stare sul play, ripeto, poi in fase di non possesso avevamo comunque libertà di svariare su tutto il fronte. Sì, è una situazione un po' così per tutti, penso, quindi quando succedono queste cose qui bisogna concentrarsi sulla partita, anche se sicuramente non è stato facile in questi giorni. Con questa vittoria al piccolo Nicolas, speriamo di avergli dato una gioia con questa vittoria qua. Tanto non capirai. E allora, queste le parole dei protagonisti biancorossi. Forse per la prima volta, Riccardo, il tecnico Auteri ha parlato di squadra che ha parlato anche di squadra che, diciamo, non gli è piaciuta più di tanto. Ha detto che vorrebbe bacchettare qualche giocatore, che ci saranno dei confronti nello spogliatoio. Ecco, questo può rappresentare un po' un cambio di rotta, perché insomma, fino ad ora Auteri aveva sempre difeso a spada tratta quello che era stato fatto, anche dopo prestazioni non eccezionali. Invece l'ho visto un po' più critico verso la squadra nelle dichiarazioni del post-gara di ieri. Beh sì, è chiaro che Auteri deve pungolare la squadra, perché lui, che capisce di calcio sicuramente molto più di me, sa che quella di Riccardo, non ti sentiamo più.
Riccardo, non ti sentiamo. Riccardo? Sì, mi sentite? Molto basso, alza un po' il tono della voce. Sì, un attimo. Tra un po' recuperiamo Riccardo, sì. Resta, piccolo problemino tecnico. Riccardo, ci sei? Mi sentite? Sì, vai. Sì, mi si era collegato il Bluetooth, non so di quale dispositivo, al telefono, quindi ho staccato il Bluetooth, ho fatto prima. Dicevo, Auteri sa che la prestazione di ieri è stata a malapena sufficiente, che la squadra può e deve dare molto di più, la concretezza che chiede il tecnico alla... che chiede il tecnico alla squadra, anche quando parla di discorsetti da fare nello spogliatoio, secondo me è una richiesta legittima, perché il Bari deve in tutti i modi fare qualcosa in più, creare quel gioco di squadra che lui sempre ha manifestato come elemento fondamentale, fondativo della sua idea di calcio, che fino ad ora si è vista e non si è vista. Quindi credo che lui batterà parecchio su questi punti, sapendo che adesso ha due partite fondamentali che potranno effettivamente dare un compimento, un valore, un senso compiuto, certo, alla vittoria di ieri. Bene, ora ascoltiamo invece cosa ha dichiarato in conferenza stampa post gara il tecnico della Juve Stabia, l'ex difensore del Foggia, Pasquale Padalino. Dichiarazioni raccolte dalla società campana. Tanto non capirai. Beh, se non abbiamo niente da chiedere, evidentemente significa che abbiamo fatto una buona prestazione. Ed è vero, condivido, avevamo secondo me perso molto da un punto di vista fisico e soprattutto di energie mentali con entrambi gli esterni, e volevo dare anche una scossa da questo punto di vista. Li ho visti leggermente stanchi, poi le valutazioni ovviamente si fanno secondo quelle che abbiamo visto all'interno dei primi 45 minuti, e non mi sembrava che ci fossero possibilità di migliorare, e quindi il subentro di questi due è stato proprio in quella direzione. Secondo me sì, perché oggi abbiamo dato dimostrazione di creare non solo palle gol, ma anche i presupposti che potevano essere finalizzati un po' meglio contro una grande squadra, contro grosse individualità. Non a caso la partita è stata sbloccata su una palla inattiva da Montalto, che ha fatto un eurogol. Secondo me non è facilissimo calciare da quella distanza a pelo d'erba e beccare l'angolino, e non parliamo del raddoppio di Antenucci, che ovviamente in questa categoria c'entra poco. Il mare oscuro, io non parlerei di mare oscuro, è vero che in casa abbiamo un ruolino diverso da quello esterno, però diciamo, bisogna poi analizzare le partite singolarmente, ogni partita ha una matrice diversa e non le possiamo collegare. Oggi credo che i ragazzi abbiano dato una buona risposta in casa di una squadra che gioca per la vittoria finale del campionato, e credo che se avessimo pareggiato anche un risultato diverso non avremmo assolutamente rubato nulla nella interpretazione e nella voglia di andarci a cercare il risultato. Poi c'è ancora molto da fare, ovviamente. Tanto non capirai. E allora, questo Padalino, secondo lui, se in caso di pareggio la Juve Stabia non avrebbe rubato nulla. Telegrafico, Riccardo Resta, sei d'accordo? Nì, nel senso che la Juve Stabia ha fatto la sua discreta partita, buona partita, però ha pagato la differenza tecnica che c'è tra le due squadre, quindi il Bari ha in rosa degli elementi superiori alla Juve Stabia, che non ha fatto granché. Ha fatto una buonissima partita, una discreta partita, senza brillare più di tanto. Il Bari ha fatto valere la sua superiore cifra tecnica, quindi secondo me l'ha vinta con merito, quindi credo che il pareggio sarebbe stato un po' stretto al Bari. Io dico che la Juve Stabia magari avrebbe meritato il gol, però non la vittoria e neanche il pareggio, quindi diciamo un 2-1 sarebbe stato il risultato più giusto. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto lo capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Riccardo, appuntamento a domani. Appuntamento a domani, ci sentiamo volentieri. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Appuntamento quindi a domani. Domani puntata nostalgia, inizieremo a proiettarci verso Potenza Bari. Con noi ci sarà un graditissimo doppio ex, quindi appuntamento a domani, sempre qui
su Radio Biancorossa, la vostra radio. Forza Bari e ciao. Tanto non capirai.